Dopo l'esordio con i fiocchi, fantastico davvero, visto l'episodio scorso, oggi cerchiamo un po' di continuità. Vedremo due partite per ragioni di tempo e poi ci tufferemo nelle canoniche tre dal prossimo episodio. Mi raccomando, prima di cominciare, un bel like, una condivisione e iscrizione per supportare il canale. Partiamo subito perché ho da farvi vedere, oltre le squadre che andremo ad affrontare oggi, ovvero Milan e Genk, anche il gruppo in cui siamo stati sorteggiati in Europa League, che vede Bilbao, Trabzonspor e Genk, quindi Spagna, Turchia e Belgio. Ce la faremo? Noi siamo stati classificati in quarta fascia, quindi cercheremo di fare del nostro meglio. Come sempre, oggi vedremo Milan e Genk. Ho cambiato anche formazione, ragazzi, come consigliato dal mio allenatore in seconda. Cerchiamo questa formazione che potrebbe sembrare un po' effettivamente offensiva, però vediamo come va. Vediamo come va. McAllister e Locatelli. Così da impiegare anche Cardoso, capito? Come trequartista, perché potrebbe essere davvero un giocatore importante questo. Quindi vogliamo far crescere il suo valore. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questa nuova tattica. Potrebbe essere anche molto dispendiosa a livello fisico, però la forma partita sta migliorando, come vedete, anche grazie alle amichevoli che abbiamo impostato. Possiamo continuare e andiamo avanti. Il Milan, che si trova 14° in classifica, credo che abbiano a questo punto o perso o pareggiato la partita precedente, vediamo un po'. L'hanno persa, sono ancora a 0 punti. Ma ancora, ovviamente, lascia come al solito il tempo che trova. 0 punti dopo una partita non vuol dire un bel nulla. Devo ancora sistemare anche gli allenamenti, ragazzi. Lo farò dopo questo episodio. Non ho avuto il tempo, come vedete, infatti, qua. Non dovrebbero esserci. Anzi, questo lo vado a togliere perché sennò è un problema. Così vi faccio vedere anche qua, questo dunque, dov'era il riposo fisico, al riposo, dopo la partita, ci metti qua fisico ragazzi, vuol dire che proprio me vuoi ammazzare i giocatori. Quindi questo lo leviamo, poi dopo questo episodio ragazzi andremo a sistemarli tutti. Qua revisione della partita, poi fisico al riposo e fisico al riposo, ok. Bene, sì, direi di sì. Poi li sistemo tutti. D'accordo, andiamo. Posta, riunione tattica, formazione. Vediamo come andremo ad esordire con questo nuovo modulo. Il buon Trincao è infortunato, quindi Duomo prende il suo posto. Lo può fare a grande velocità, dribbling, cross, tecnica, insomma. Come detto, quest'anno finalmente abbiamo una bella formazione ampia dove possiamo andarci a gestire un po' tutti i vari ruoli. Io però sempre metterei Di Marco al posto di Miranda. Grazie, Comar, Bellanova. Per il resto mi sembra tutto abbastanza a posto. Dalisca non è registrato. Ok, Zaniolo qui a sinistra. Se lo spostiamo. No, vabbè. Ok, lascia così. Conferma. E andiamo. Stacca la musica, stacca. Allora, Janne Andersson si presenta con Musso, Amian, Rensch, Popov, Owejan, Lazaro, Bakayoko, De Quadro, Fares, Sarr e Ajeti. Va bene. Ok, allora, mani sui fianchi. Forza ragazzi, mostratemi quello che sapete fare. Dai, l'altra volta non ho preso l'acqua, non lo farò neanche questa, come che magari porta un po' sfiga quest'acqua ormai. Ma diciamo così, vediamo se abbiamo ragione o meno. Il Milan scende con un classico 4-4-2. Ok. Vai. Prendo il telefono perché qualcosa deve avere. Il Sassuolo sembra essere in possesso palla adesso con Duomo che avanza, s'accentra. Batischi, Cardoso. Mamma mia, Cardoso! Ma che assist al bacio, che 1-2 fantastico, il dai e vai di Batischi, la palla che finisce in rete. Mamma mia, mi emoziono, ragazzi. Guardate qua che triangolazione fantastica, Cardoso come lo vede. Mi emoziono, non è ancora finita, è ancora lunga, però è un'azione che già fa sciogliere in lacrime. Un'azione che ci fa sciogliere in lacrime già. Ancora il Sassuolo con Duomo. Il cross dal fondo, Zaniolo, forse è fuori gioco? No, è buona! È buona! È buona, Oscar! Subito, pim, doppietta! Dopo 22 minuti, un gol ogni 10, anzi, un gol ogni 11. Duomo, il cross sul fondo, Zaniolo, la torre!
No, no, ha cercato il gol, quindi non ha cercato l'assist. Il maledetto egoista. Ma va bene lo stesso. 2-0 contro il Milan è tanta roba, se mi potete permettere di dirlo. È tanta roba contro il Milan. Però c'è ancora tanto da giocare, ragazzi. Quindi restiamo concentrati. Anzi, guarda, chiedi concentrazione perché a fare il 2-2, soprattutto su questo gioco, non ci vuole niente. È per l'appunto. È che v'ho detto. Va bene, 2-1, ci sta. Ci sta. Partita combattuta. 4 tiri, 2 in porta per il Milan. Va benissimo, va benissimo. Ma a finire il primo tempo era brutto andare a finire sul 2-0, quindi mano in tasca. Mi piace come stanno andando avanti le cose, ragazzi. Avanti così, ho piena fiducia in voi. Per me, guarda, se non ci fai vedere neanche in azione, va benissimo, amico mio, va benissimo. Iniziamo a fare qualche piccolo cambio. Allora, Vignato per Duomo, sì, bene. Metterei anche Berardi per Cardoso, anche se Berardi non è molto in forma. Allora, aspetta, 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 aspetta. Allora, resetta, bene. Sì, perché già Vignato anche lui stesso non è in forma, quindi già metterne due sarebbe un po' problematico. Possiamo mettere Traoré invece per Locatelli e McAllister, magari va a fare il regista. Ok, confermiamo la formazione per adesso. Ancora il Milan adesso in possesso palla con Amian. Attenzione, vediamo se vanno all'errore. No. Anzi, c'è Lazzaro che può ripartire. Bakayoko. Sar, Bakayoko ancora, Sar apre, bravo Pinero, la stoppa, la mette a terra, può far ripartire, adesso c'è Badischi contro tutti, Oscar contro tutti, centralmente Vignato appena entrato, fa pure rima, Traoré di giustezza in buca d'angolo come un biliardino proprio, mamma mia, di precisione, non ha voluto infierire sulla potenza, è andato con la precisione come una farfalla. Delicato, delicato come coccolino. Certo, qua il portiere un po' si è fatto un sonno, ma vabbè, musso. Entra Daniel Maldini, figlio d'arte. Riportiamo i gol di vantaggio a 2. Il Milan però vuole provare subito. Meno male, perché ogni volta, dai, E a questo punto direi che Zaniolo è molto stanco. Possiamo andare a mettere Bergwijn. Ah, guardate quanta scelta avevo. C'era Elanga, c'era Mbalò, c'era Bergwijn. Tutti, c'è Vignato. Posso mettere chi voglio. Che bello. Una stagione questa volta proprio pianificata con la testa. Veramente un mercato oculato, siamo andati ad operare lì dove serviva, abbiamo comprato, abbiamo venduto di conseguenza, quindi non abbiamo avuto doppioni, non abbiamo gente fuori lista, a parte, vabbè, Talisca che comunque era arrivato a zero. Davvero un mercato fatto con la testa. Ah, e i risultati per adesso ci stanno dando ragione. Oh, e quando c'è vo', quando ci bisogna farsi gli autocomplimenti, ce li bisogna fare. Ah, 92, 93, e questa ce la portiamo a casa. Braccia distese, bella vittoria, ragazzi, ben fatto. Grande vittoria contro una squadra importante. Il Sassuolo, come vedete, è primo in classifica. Non vale niente dopo 2 giornate, ma fatemi godere, siamo primi. E che ce frega. Durerà poco, lo sappiamo, ma per adesso ci godiamo il momento. Ah, che bello. Allora, cosa succede? Cardoso debutta con un grande assist, quindi anche lui, ragazzi, vogliamo farlo crescere. Abbiamo anche migliorato le strutture dell'allenamento. Eccole qua, vediamo se ve lo riesco a far vedere. Dov'era? Generale, revalidà no. Ci dovrebbe essere da qualche parte, non ricordo. Eccolo qua, strutture, strutture, strutture. Dunque, lo stadio, vabbè, il Mapei. Volevo vedere, terreno riscaldato, no, 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 dimensione del campo, strutture aziendali adeguate, eccezionali, strutture giovanili all'avanguardia e strutture di allenamento eccezionali. Questo, ragazzi, è importantissimo per convincere
i giocatori a venire o a firmare per la nostra squadra. Le strutture di allenamento sono fondamentali. Anzi, vediamo se possiamo richiedere magari, che ne so, anche un... Costruisci un... Io chiedo, che tanto che me costa, chiediamo, andiamo allo stadio. Ma sì, ma che ce frega, ma chiediamo tutto. A livello di staff non ci interessa, personale. Per quanto riguarda l'analisi delle performance, vabbè, ma prendiamolo, ma sì, ma più gente siamo e meglio è, ma che me fa tanto, che pago io, no? Quindi... Allora, vediamo un po'. Costruisci un nuovo stadio, rifiutato, ma andiamo a... A discutere, senza un consenso porterebbe più problemi che benefici. Ok, però. Vabbè, niente. Ok, niente stati. Effettivamente, forse potrebbe essere un po' troppo. Ah, questo è costruire. Ingrandire almeno? Possiamo ingrandirlo? Niente. Niente, ragazzi, no. Ok, niente, 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 non accettano. Questo lo hanno accettato. Vabbè, vabbè. Ok, niente stadio, niente stadio. Allora, andiamo dritti e diretti contro il Racing Club Genk. Anche il nuovo modulo ha reagito abbastanza bene, devo dire. Abbiamo subito neanche troppo. Forse abbiamo visto solo quell'azione del Milan che poi ha portato gol e anche quel tiro finito fuori. Quindi, a livello difensivo, non abbiamo sofferto neanche tanto. Quindi può essere anche una considerazione importante, sinceramente, da fare. Allora, riunione tattica, va bene, vai alla formazione. Allora, Cardoso purtroppo però in questa competizione non è registrato. Quindi andiamo a mettere Vignato, che anche lui è uno che vogliamo fare crescere, sinceramente. Trincao, io direi che lo portiamo in panchina al posto di Berardi, visto che è stato infortunato l'ultima. A livello fisico ci siamo, però siamo pronti. Carico, partita pesante per Duomo, Vignato, Zaniolo, Basischi. È molto pesante il carico partita, effettivamente. Non so, non so. Vabbè, per adesso andiamo così. Va bene, andiamo. Vai la partita. Stacca la musica, sì, certo. Esordio in casa, europeo, quindi stringi i pugni. Abbiamo un conto aperto con il Genk, non lo ricordo, quindi probabilmente lo avremmo già affrontato e a questo punto avremmo anche perso, credo. Di Marco, Zaniolo, ancora per Di Marco, il cross in mezzo, McAllister raccoglie, ancora per Vignato, Locatelli, Vignato, Zaniolo apre dall'altra parte, viene intercettato ancora Locatelli, di nuovo per Pinheiro. McAllister, Pinheiro. Dall'altro lato c'è il suo compagno di fascia Di Marco. Locatelli. Dall'altro lato ancora. Grande apertura per Pinheiro che al supporto Vignato cerca il rasoterra che però finisce alla sinistra del portiere. Due tiri già del Sassuolo. Ancora 0 per il Genk. 0 tiri in porta però per entrambe le compagini. Cerchiamo qualcosa di più però. Anche perché nella teoria delle cose, sulla carta, questa è la squadra più scarsa del girone insieme a noi. Era terza fascia il Genk, se non sbaglio, quindi siamo anche in casa. Dovremmo vincere per sperare in una qualificazione. Bravo, bravissimo, Gravillon, McAllister e Pinheiro. Locatelli, passiamo sempre da lui, bravi, Vignato, si appoggia sempre a Manuel, apre per Zaniolo, lo stop però è un po' complesso, riusciamo a recuperare palla nuovamente con Pinheiro, Locatelli va da McAllister, Duomo può far valere la sua velocità, si appoggia ancora a Pinheiro, Vignato, ma che gol! Un gol che ha ricordato tantissimo quello di Zinedine Zidane, anche se lui era forse... più vicino, era dentro l'area mentre Vignato ancora più difficile perché era da fuori area. Quello di Zidane col Real Madrid, famosissimo, effettuato in Champions League, lo ha ricordato molto. Questa è una squadra davvero davvero forte, ragazzi, soprattutto perché anche la panchina ha elementi validissimi. Quindi abbiamo una prima squadra davvero forte, ma anche la panchina non è da meno. Duomo avanza, Zaniolo viene ribattuto, ma va bene, va bene, va bene. 42esimo, ci apprestiamo a vivere gli ultimi minuti di partita. 6 tiri da Sassuolo, 2 in porta, solo 1 per il Genk. Mani sui fianchi, sono felice della vostra prestazione, continuate così ragazzi.
Solo gioie finora, incredibilmente. Vignato, Locatelli fa passare la palla. McAllister, ancora per il Loca. Pineiro in mezzo, ribattuta. Attenzione, può partire il contropiede con Gallagher. Il grande ex, tra l'altro, è proprio il nostro Gallagher. Sì, l'abbiamo venduto proprio al Genk. Gallagher si fa tutto il campo. E poi, grazie al cielo, la parata di... Parata? Vabbè, se lo dice lui. La parata di Claesson. Ok, nulla da fare. Andiamo a dominare di più la squadra. Non vorrei che si andassero ad affievolire mentalmente. Ancora il Genk, però, che adesso sta attaccando con più convinzione. Perdono palla e c'è Vignato che può smissare verso Zaniolo. Sempre s'appoggia a Locatelli. Baziski sulla linea del centrocampo. Duomo, ancora Baziski. Zaniolo va a chiudere la partita con un sinistro magico. Grande assist di Oscar che quando non segna fa segnare. Quando non segna, Oscar fa segnare. Grande McAllister. Duomo. Baziski. Appoggia Zaniolo che col sinistro non so proprio a livello di fisica come abbia potuto tirare di sinistro in quella posizione, ma va bene. Lo andiamo a sostituire dall'altro che è molto stanco, se lo merita tutto. Andiamo a mettere Trincao così può riassaporare il campo dopo un lieve infortunio. Vignato per Traoré, McAllister può andare a fare il trequartista. Sì, va bene. E poi direi anche... chi direi? Elanga per Duomo. Ok, Namo. Genk ancora in avanti adesso con Ahmed. Bremen. Trincao non riesce a fermarlo, ma può partire Elanga che è bello fresco. Lo segue Baziski. Gli dà la palla non troppo in profondità. Baziski però ci prova. Il tiro debole centrale. Non poteva nulla. Manca un quarto d'ora alla fine. Il Sassuolo che comunque sta controllando senza alcun problema. Li lodiamo anche. Li lodiamo. Sì, se lo merito. McAllister, Pineiro, Locatelli, Pineiro, Elanga. Elanga, il tiro, una ciabattata. Ma va bene, sul 2-0, va bene, non mi interessa. 92, 93. Grande vittoria. Un Sassuolo ancora imbattuto. Mani sui fianchi. Sono molto felice di come avete giocato. Ben fatto, ragazzi. Grandi, grandi, grandi. Solo gioie finora. Un attimo, andiamo a vedere il calendario. Andiamo un attimo a vedere il calendario. Sono quasi commosso, devo dire la verità, non siamo abituati a questo gioco e a questi risultati così importanti da subito, contro squadre anche importanti. Sì, l'unica sconfitta, bene, amichevole contro l'Atletico Madrid, contro lo United abbiamo pareggiato. Milan e Genk, 3-1 e 2-0, 5-0. Benissimo, mi avete chiesto anche il Ravenna che fine avesse fatto, ve lo faccio vedere subito adesso che mi ricordo e che ci penso. È rimasto in Serie B, quindi bene per loro. Vi faccio vedere un po' dove sono arrivati. Settimi quest'anno, mentre l'anno scorso hanno disputato un campionato comunque dignitoso. Sono arrivati sesti e hanno sfiorato anche la promozione, probabilmente attraverso i playoff. Bene, ragazzi, nel prossimo episodio andremo a sfidare Atalanta, Cremonese e Udinese. In Serie A siamo primi a 6 punti, punteggio pieno insieme ad Inter, Fiorentina, Juventus, Lazio e Cagliari. Detto questo, io come sempre vi voglio bene, non vedo l'ora di vedere i vostri commenti, sto registrando di seguito, quindi ancora non ho avuto occasione di poterli leggere. Un bel like, una iscrizione. Noi ci vediamo domani con un nuovo fantastico video. Ciao!